presso il Grand Hotel Sabbiadoro, attorniati da un folto pubblico, i ragazzi dell'Associazione Girasoli della Locride e Team Calabria Special Olympics hanno presentato The Smile of Ability, il sorriso dell'abilità. Un successo inaspettato ma prevedibile dopo il lavoro svolto dai volontari, dalla presidente Imma Circosta e dalla team che, su proposta del presidente del Lions Club Roccella Ionica Domenico Leonardo, sono riusciti a costruire. La polisportiva e i girasoli della Locride Team Calabria Special Olympics, ha affermato Imma Circosta, presidente dell'associazione, ha aderito con entusiasmo all'invito rivoltole dal presidente del Lions Club di Roccella Ionica Domenico Leonardo. Far partecipare gli atleti ad un progetto elaborato dai soci del club ha avuto una finalità totalmente condivisa dal mondo Special Olympics. Questa esperienza ha permesso così di evidenziare le abilità dei nostri ragazzi a favorirne l'inclusione non soltanto nella pratica sportiva ma in molte altre attività. Noi tutti del Lions Club di Roccella Ionica, ha affermato il presidente del club Domenico Leonardo, siamo commossi e felicissimi di applaudire i piccoli grandi eroi dell'associazione Girasoli della Locride, perché attraverso i loro occhi e con il loro sguardo ci hanno fatto vivere momenti di commozione e vedere uno spicchio di storia millenaria del nostro territorio calabrese attraverso le loro interpretazioni delle Pinax Locresi che hanno trasmesso un pezzo di storia. Un sorriso conclude una felicità che questi magnifici ragazzi hanno provato e l'hanno fatta vivere ad ognuno di noi, facendoci vedere la loro abilità. Smile of Ability dei Lions Club di Roccella Ionica e Patrizia Papandrea stilista con Vestiamo la Cultura. Stasera ci troviamo qui a Siderno con dei ragazzi veramente speciali. Abbiamo iniziato un progetto con i Lions di Roccella che vede questi bravissimi ragazzi che attraverso i loro occhi stasera vedremo un territorio, una realtà completamente diversa da quella che noi immaginiamo e che abbiamo sempre visto. Grazie al presidente del Lions di Roccella che ha avuto questa bellissima idea di un progetto che vede come protagonisti i ragazzi della polisportiva, i Girasoli della Locride. Una polisportiva che vede i ragazzi impegnati in varie attività. Maria, sono la mamma di Felice. Fino adesso Felice andava solo a scuola la mattina. Poi pomeriggio stava a casa, non aveva amici, no? Solo i fratelli, la sorella, la famiglia. Lì c'era un ragazzo abbastanza chiuso, non parlava, parlava solo in famiglia, però adesso si è aperto tantissimo con i ragazzi, con le mamme, siamo un'unica famiglia. Questo progetto è nato per gioco, diciamo, con la stilista Patrizia Papandrea, di cercare di coinvolgere i ragazzi della Special Olympics per costruire qualcosa che potesse portare in risalto la loro abilità. Infatti abbiamo dato il nome a questo progetto The Smile of Ability, cioè è proprio quello che traspare da questi ragazzi che applicano la loro abilità a realizzare questi disegni. Nel nostro caso sono dei disegni, ma potrebbero essere anche qualunque tipo di attività alla quale loro sono dedicati. Noi questi poi disegni saranno visionati dalla stilista e saranno applicati in delle magliette che saranno indossate dai ragazzi stessi.